Bene, allora ero rimasto a, come dire, quando il rapporto fra Yahweh e il suo popolo sarebbe finito, no? Cioè, in pratica, Bilieno dice che le cose si sarebbero svolte in questo modo, anche se poi la conclusione resta nel vago, cioè Yahweh appunto non era interessato a fondare una religione. Il suo rapporto con gli ebrei non aveva nulla di realmente religioso, se non il fatto che lui appunto di fatto si è fatto adorare come una divinità. O perlomeno gli ebrei l'hanno considerato una divinità, come consideravano divinità tutti gli altri alieni, no? Anche se di fatto Biglino anche lì sembra confuso, no? Sembra quasi dire che gli uomini del tempo avrebbero saputo che non erano dei, cioè non avrebbero creduto in nessun dio, una cosa abbastanza assurda, abbastanza priva di senso per chi conosce la storia delle religioni, no? Semplicemente perché a quel tempo il concetto di divinità era diversa. Anche lì è molto confuso. E lui ha stabilito tutta una serie di regole che per Bilino sono semplicemente regole tese a creare un esercito ben organizzato e poi anche una serie di norme di purificazione che erano semplicemente delle norme igieniche per impedire la diffusione delle malattie. No, cioè tipo seppellire le proprie feci sul campo militare o lavarsi le mani prima di mangiare, tutta una serie di cose, no? Secondo cui sarebbero la dimostrazione che dietro questo non c'era nessun intento religioso, ma semplicemente la volontà di creare una società organizzata militarmente, protetta in modo da avere un esercito sano e forte per poter combattere e costruirsi un regno. Questo progetto sarebbe completamente fallito, in quanto completamente, in gran parte fallito, perché gli ebrei poi sarebbero riusciti a conquistare solo un piccolo regno e certamente non a creare il vasto regno che lui pensava di poter creare, che arrivasse fino all'Eufrate. Dopo un certo periodo di tempo evidentemente questo progetto è stato abbandonato in qualche modo, no? Cioè si sa che il regno di Israele si è frammentato in diversi regni. In seguito c'è stata l'invasione dei babilonesi che hanno poi deportato gran parte della popolazione a Babilonia, poi in parte sono ritornati, tanti altri ebrei si sono dispersi, no? Le 12 tribù di Israele, ne sono rimasti solo due, cioè quella di Giuda e poi mi sembra quella di Beniamino. Comunque il fatto che oggi gli ebrei vengono chiamati giudei è dovuto proprio al fatto che la tribù di Giuda è praticamente l'unica che è rimasta, mentre tutte le altre si sarebbero disperse nel mondo di allora. E di conseguenza c'è poi l'arca dell'alleanza, è misteriosamente scomparsa. A un certo punto quindi come dire, questo rapporto fra Yahweh e il suo popolo deve essersi rotto, no? Allora, Biglino, quando gli chiedono ma che fine ha fatto Yahweh, dice ah, probabilmente sarà morto. Perché lo pensa e in base a che cosa, non si sa, no? Perché uno direbbe, ma se vivono 38.000 anni, senz'altro non è morto di vecchiaia, perché poi Biglino nelle sue conferenze dice che doveva essere, perché gliel'ha detto anche lì un rabbino, dice lui, doveva essere molto giovane quando ha iniziato questa impresa,
Quindi supponiamo che ai tempi dell'incontro con Mosè avesse la tenera età di 1000 anni, mettiamo, cioè praticamente un ragazzino minorenne, ecco, no? Adesso ne avrebbe 4200, 4300, no? Quindi ancora giovanissimo, su una durata di vita di 38.000 anni, cioè, non si capisce perché, cioè, a meno che non sia morto, che so, in battaglia, sia morto perché è stato ammazzato dai suoi connazionali che magari si erano rotti i coglioni, oppure magari, perché non pensare che semplicemente a un certo punto i suoi connazionali hanno detto vabbè, ok, ti diamo un territorio più grande da un'altra parte, però basta che la smetti di rompere le palle, e lui magari abbia semplicemente abbandonato il regno di Israele al suo destino e non ha voluto saperne più niente, no? Cioè, a questo punto Biglino, se fosse coerente, potrebbe presentare tutta una rosa di possibilità, no? Perché ciò che contraddistingue Biglino, no? Per mostrare l'irrazionalità delle sue teorie, e che prima ti dice che sta facendo solo delle ipotesi, no? E dopo, chissà perché, certe ipotesi te le presenta come quasi certe, cioè con una certa sicumera, no? E non contempla tutte le altre ipotesi che potrebbero presentarsi, perché poi l'immaginazione umana, dato che si tratta più che altro di speculazioni senza nessuna base, ecco, si può pensare tutta una rosa, un ventaglio di possibilità. No, anche che Yahweh ha cambiato sesso e è diventata una dea. No, perché poi tra l'altro, cosa già nota e stranota, Yahweh aveva una moglie. E lui dice abbastanza maschilisticamente, cioè è una cosa che mi disturba abbastanza, aveva una femminucca, no? Aveva una compagna, una paretra, una consorte, una moglie, Asherah, no, cioè questo ormai è attestato perché appunto nei primi secoli della storia ebraica gli ebrei, assodato, lo sanno benissimo tutti quanti gli studiosi seri, no? Ma la gente comune non lo sa perché, non perché gli viene nascosto, ma perché non se ne interessa. Continua a dire perché non se ne interessa. In origine, come capitava a tutte le divinità, perché quasi ogni divinità maschile aveva la sua paretra, no? Così come ogni divinità femminile aveva il suo paretro, il suo corrispettivo maschile, c'era sempre il senso della coppia, perché in fin dei conti il rapporto fra l'uomo e la divinità è come il rapporto fra il bambino e i genitori, inevitabilmente, quindi ci deve essere sempre, se c'è un padre ci deve essere accanto una madre, se c'è una madre ci deve essere accanto un padre, nella maggior parte dei casi, non sempre, 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 ma nella maggior parte dei casi. E allora anche Yahweh veniva adorato assieme alla sua compagna, e poi pare che per esempio gli ebrei di Elefantina in Egitto, importantissima comunità ebraica dell'antichità, tant'è vero che c'era un secondo grande tempio, oltre a quello di Gerusalemme c'era quello di Elefantina, dedicata appunto al dio Yahu, secondo gli egiziani, veniva adorata anche Asherah, la sua moglie, che probabilmente è una delle tante versioni della dea Astarte o Ishtar, per i sumeri Inanna, no? Cioè tutta la Mesopotamia era presente il culto di questa divinità, che forse era il culto più diffuso e importante, Astarte, la dea della guerra e dell'amore, che poi in Grecia si è divisa fra diverse divinità, cioè da un lato Afrodite e dall'altro Atena e anche Artemide probabilmente, no? La dea della caccia, Artemide, la dea della caccia, Afrodite la dea dell'amore e Atena la dea della guerra, no? Notare che tutti i nomi cominciano per A, esattamente come Astarte.
o Astaroth, se non è la Fenice, comunque Asherah, il cui nome significa stella, no? Perché Ishtar significa stella. Confrontate il latino aster, o anche il greco aster, l'inglese star, il tedesco stern. È una radice che si trova in moltissime lingue. Stella, no? È identificata con la stella del mattino, Venere, il cui culto era molto importante per gli antichi, perché era l'astro più luminoso dopo il Sole e la Luna. È l'astro più luminoso dopo il Sole e la Luna. Questa cosa è importante saperle, no? Capire la storia delle religioni è importante, no? E quindi Asherah non era semplicemente la moglie di Yahweh, ma era la dea che si presentava in tutta la cultura mesopotamica ed era l'immagine un po' di tutte le dee, cioè tutte le dee erano Asherah. Allora, dunque, poi con l'avvento del monoteismo, cioè quando la religione ebraica da politeistica è diventata monoteistica, Asherah è stata eliminata, no? E quando sarebbe avvenuto questo? Intorno al V-VI a.C. Adesso sto dicendo non le teorie di Billino, sto dicendo i fatti storici accertati. Da quel che si è potuto capire, la religione ebraica, così come la conosciamo, si è formata intorno al V-VI secolo a.C., perché, cioè ai tempi dell'esilio di Babilonia. Perché? Perché la Bibbia, cioè i libri del Pentateuco, non risalgono a prima di quell'epoca, sono stati redatti in quell'epoca. Significa che quando parlano dell'Esodo, parlano di qualcosa che è avvenuto 7 almeno 7 secoli prima, cioè intorno al 1200 avanti Cristo, perché è quella l'epoca in cui sarebbe vissuto Mosè, se è realmente esistito, no? 7 secoli prima della redazione, cioè del passaggio dalla tradizione orale a quella scritta. È stata quella appunto l'epoca in cui i sacerdoti ebraici hanno cominciato a canonizzare la religione ebraica e trasformarla in vero e proprio monoteismo. E perché sarebbe avvenuto in quell'epoca? Allora Billino ha la sua teoria, noi abbiamo i fatti storici. Billino pensa, no? Cioè, ha notato anche lui, come a suo tempo hanno notato altri, che sulle grandi civiltà del mondo è passato come una mano, no? Che le ha trasformate spiritualmente, no? Cioè noi vediamo che intorno al V-VI secolo a.C., in certi casi anche VII e l'VIII, è avvenuta proprio una trasformazione spirituale, culturale, in tutte le grandi civiltà, e hanno cominciato a formarsi le religioni che noi conosciamo, no? Il buddismo in India, o jainismo, lo zoroastrismo in Persia, il taoismo e le varie filosofie cinesi in Cina. In Grecia hanno cominciato a nascere le prime filosofie che hanno cominciato a pensare razionalmente la divinità, per cui noi vediamo che è avvenuto un processo proprio in cui prima c'erano solo queste divinità litigiose, immorali, amorali, no? Antropomorfiche, in molti casi, o teriomorfiche, cioè zoomorfe a forma di animale, no? Che incarnavano tutti i peggiori vizi del genere umano in perenne lotta tra di loro, no? Cioè una religione estremamente irrazionale e anche materiale. Improvvisamente in tutte le grandi civiltà si è cominciato a concepire la divinità in modo più astratto, più spirituale, più filosofico, più mistico, no? Per cui la divinità ha cominciato a staccarsi dalle immagini fisiche, antropomorfe, materiali, no? C'è stato un processo generale di spiritualizzazione e questo è un fatto assodato storico. Però sull'interpretazione ovviamente si possono fare diverse ipotesi.
E qui chiudo, arrivederci.